magari può. È la cosa più figa che abbia mai visto in tutta la mia vita! Dopo la pressa idraulica, ecco a voi il suo più grande avversario, il tritatutto! Allora, dovete sapere che qualsiasi cosa entra all'interno di quel tritatutto, sparisce dalla faccia della terra. Tutto, tutto quanto. Guardate, adesso vi faccio vedere. Ok, allora vediamo questo. Che è la bomboletta di pa. Ah, no, la panna! Il cellulare! No, la mia macchina! Fermo! No, era la mia macchina! I Chupa Chups! No, sono buonissimi! Perché? Perché ha messo i Chupa Chups là dentro? Oddio, che schifo! Adesso che la pulisce quella cosa. Lo shampoo! Guarda come schizza tutto! Vabbè, almeno adesso è tutto quanto pulito. Il cellulare? Ma cosa va a metterci questo dentro il tritatutto? Ci mette di tutto nel tritatutto, ecco, infatti, lo dice anche il nome. Il joystick che non funziona li mettete là dentro. I giochi che non mi piacciono più li mettete là dentro. I giochi vecchi, sapete, oppure che non funzionano più. E cos'è questo? E che è la tavoletta del gabinetto? È la tavoletta del gabinetto? È veramente la tavoletta del... Cosa? C'entra? Ma veramente allora ci puoi mettere di tutto nel tritatutto? Vabbè, ci metti un pochettino, a farlo. La Nutella! No! No! No, perché la Nutella? Adesso, allora, devo dire la verità che adesso, se devo essere sincero, sembra un'altra cosa. Ecco, veramente sembra veramente qualcosa di più disgustoso della Nutella. E qua ci ho messo i giocattoli di quando era piccolo. Ok. La borsa! Ecco, volete regalare una borsa alla vostra fidanzata? Compratela per poi distruggerla del tritatutto davanti ai suoi occhi. Così, ecco. Comprarla solo per distruggerla. No! Ha messo i fuochi di Capodanno! I fuochi con lo champagne! Tutto l'occorrente che serve per il Capodanno l'ha messo là dentro! Nella serie che quest'anno proprio non ci sarà nessun Capodanno, si scoccia di farlo e quindi ha deciso di mettere tutto quanto là dentro, distruggere tutto. Però devo dire che le bottiglie di spumanti stanno resistendo. Mi aspettavo che subito venissero prese, invece no. Forse perché c'è la tavoletta di legno dentro ancora. Eh sì. Oh mamma! Ma quanti Spider-Man ci sono! Mi sa che questa persona odia tantissimo il mondo perché ci mette tutto quanto là dentro. Però soprattutto Spider-Man! Perché proprio Spider-Man? Oh, no, è il mio preferito! No, li ha distrutti tutti quanti. Ma vi ricordate quanti ce n'erano? Ma non c'è più nessuno. Oh mamma mia bella. Cosa? È della gelatina con dentro della Coca-Cola? Ma cosa? Ma che idee gli vengono a questo? Ok, va bene. Me la vedo dei popcorn che sono. Comunque, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. La Coca-Cola resiste, la Coca-Cola resiste. Ma la macchina no. Ecco, la Coca-Cola ha ceduto, è esplosa. Ecco, sta venendo assorbita. Viene assorbita anche lei nella dimensione dell'Eltrita Universo. E adesso la sorella sta cercando di resistere, ma non ce la fa. Non ce la aspetta, resiste, resiste ancora, resiste, ma non lo. Ecco, guarda quanta schiuma. Sembra un missile che va a Coca-Cola. Non ha ben. Ecco, però ha bisogno di un aiutino per entrare, eh. Questo è barare però, doveva andarci da su. Oh, vetro in frantumi, però ce la fa ancora, ce la fa ancora. Ha deciso, no, 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 ha perso. Il tritatutto vince ancora, signore e signori. La Nutella, no, perché la Nutella? Adesso, allora, devo dire la verità che adesso, se devo essere sincero, sembra un'altra cosa. Ecco, veramente sembra veramente qualcosa di più disgustoso la Nutella. Vedi che ce l'ha con i supereroi! Ho messo pure quello del McDonald's. Cosa diavolo è questa cosa? È una zucca di Halloween con una mano. Ah, no! Adesso vediamo cosa esce fuori. Boh, voglio dire che adesso che cosa. Oh, che schifo! Ma c'è di tutto invece a quegli ingranaggi là. Cosa sono? Accendini? Ma che è accendini? Ah, perché scoppiano. Sono accendini con la dinamite. Il guantone da box. No, la scheda madre del computer.
Ma costa tantissimo! No! Guarda come tutti i pezzettini se ne vanno in frantumi. Addio per sempre, scheda madre. Hai servito benissimo il computer. Adesso il tuo lavoro è finito. Puoi andare. Juventus Kinder! Mi piaceva tantissimo quando ero piccolo. Una tazza! Questa schizza ovunque. Oh! Mamma mia! No, i piatti, ma allora questo invece di lavare i piatti preferisce andarli a distruggere. Fa prima, dice giustamente, chi me lo fa fare? Anche se questo piatto era già pulito, quindi poi non lo so, gli piace distruggere anche tutto. Beh, ma abbiamo capito che tipo è questo qua, Il piatto però ce la fa, No, no, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Ciao, 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 ciao. Se n'è andato, ok. No, cioè questo va al bar, ordinare il caffè lo butta qua dentro. Cos'è? Ah! La schiuma da barba! Oh, dai, è la neve! È diventata della neve! Guarda come va piano! Oh, resiste la schiuma! Guarda come va piano! Guarda come vanno piano le... Distruggiamo tutto ciò che c'è di buono su questo pianeta! Come la cioccolata e la vaniglia! Che adesso sembra un'altra cosa! Oh, mamma, ma perché? Sono tante cose che puoi distruggere, vai a mettere i dolci, che sono la cosa più buona del mondo e più dolce del mondo. Cosa ci mette Scooby-Doo? No, Scooby-Doo! Oddio, Mister! Oh, mamma, si è divorata questo pallone da ca... Anche il sacco da box! Oh, cavoletti! Guarda come diventa l'ananas! Come diventa l'ananas? Diventerà una cosa molto avvantaggiata. Oh mamma! Guarda come se la mangia! No! Le patatine! Adesso signori! L'anguria! Cosa succederà all'anguria? Verrà mangiata? Non verrà mangiata? Cioè sembra essere già stata morsicata veramente da un orso. Ma riesce ad entrare? Ce la fa? O forse no? No, sì, forse. Ecco, ce la sta. Com'è si è rotta in due? Perché? Aspetta, ecco, come entra, poi entra. Entra. Ce la fa. Vabbè, devo dire che lentamente però ce la sta facendo. Perché piano piano, vedete, si sta frantumando tutta quanta. Poi ce la fa entrare. Ragazzi, non c'è niente allora che può resistere. Addirittura anche le targhe delle macchine. Ma si fa prima a dire, c'è qualcosa che questo tizio non mette qua dentro? I cellulari nuovi! Lo so che sono un po' pezzotti quelli, però voglio dire, no, la grattugia. No, la grattugia per il parmigiano! La gelatina gigante! No, allora, quando ero piccolo dovevi sapere che io ho sempre sognato di mangiare tutta, ma tutto quanto questo blocco di gelatina. Però magari può... Oh! È la cosa più figa che abbia mai visto in tutta la mia vita! Oh, quanto è bello! Non lo so, mi sta venendo fame! Vedo, già la saliva in bocca! Ma come si fa a resistere a un blocco di gelatinoso così, così grande? No, basta, adesso noi ce lo andiamo a mangiare qualche volta insieme. Invece di darci a mangiare la pizza, ci andiamo a mangiare un blocco di gelatina gigante e ce lo dividiamo. Ah, sembra una lingua che viene divorata. E adesso è arrivato il momento di lei, la palla da bowling. Chi vincerà? Il tritatutto oppure la palla da bowling? Ecco, inizia! Allora, devo dire che la palla da bowling se la sta cavando molto molto bene. Riesce a resistere anche però se non... Scheggia, sta iniziando a cedere. Non ci credo. Anche la palla da bowling, Vitto Family, non riesce a resistere al tritatutto. Guardate che piano piano sta iniziando a sempre più a frantumarsi. Questo significa soltanto una cosa, lo sapete anche voi, che tra poco cederà e il tritatutto riuscirà ad assorbire anche lei, uno degli oggetti più tosti dell'universo. Guardate come si scatena. Questi sembrano dei denti aguzzi che stanno rosicchiando la palla. Ok, l'ha fermato, perché? Cosa è successo? Cosa è stato? Ah, ce la fa vedere, vediamo com'è ridotta. Però fermati, grazie. Puoi fermare, per favore? Signore, ecco, grazie. Oh, ok, vediamo com'è diventata. Oh, mamma. Però vedere che sembra tipo una mela morsicata adesso. Una mela blu. Sembra una mela blu morsicata.
guardate come schizza! Sta accedendo. Tra poco non avrà speranze. Andiamo avanti, vediamo un pochino come va la situazione. Ma che cosa ci va a mettere lo stralavandini? Perché? Ah, vabbè, per dargli una mano, ok. Vai, vai, assorbi. Oh mamma, guarda come sta diventando piano piano. No, signori, mi sa che proprio la palla, manco la palla da bowling ce la fa. Vediamo un po' più, va. Oh, guardate com'è diventata. Non ci credo. Vitto Family, il trita tutto, ce l'ha fatta anche con la palla da bowling. No, le nostre... Io avevo già... Allora, ve lo dico, io avevo scommesso sulla palla da bowling, però... Dai, non si può. Addio per sempre. Palla da bowling, ci hai servito con un... Se anche voi volete entrare a far parte della Vitto Family, la famiglia più pazza del web, potete avere le magliette ufficiali andando su internet e scrivendo Vittorio Loffredo e Bay, e questa maglietta arriverà dritta dritta da qui, cameretta mia, a casa vostra, e poi potremo ballare tutti quanti insieme. Io sono Vittorio, grazie mille della visione, e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!